ci sentiamo in condizione o ci sentiamo, sentiamo la necessità di fare questo passo evolutivo. Altre volte la definizione che emerge da una domanda come quella che ho fatto a loro sono parole come trasformazione, evoluzione o addirittura miglioramento continuo. Nel momento in cui uno inizia un percorso di coaching, inizia una esperienza che gli dà la possibilità di apprendere una metodologia, ed è una metodologia che può applicare autonomamente anche nel suo futuro. Qui mi presento così come sono e io sono un coach, nel senso che non faccio il coach, ma sono proprio un coach, io vivo la vita in questo modo. E allora, a proposito dell'incontro, ho scelto un breve filmato in cui c'è l'incontro tra un giocatore di golf che è caduto in disgrazia, che viene chiamato a riprendere in mano invece le sorti della sua città, è una persona che lui non conosce che si propone come caddy, cioè colui che porta le mazze da golf per il proprio giocatore durante la partita. Questa persona, in questo incontro si svolge qualcosa di veramente straordinario, poi il caddy diventerà appunto il coach di questo giocatore, no? Però quello che è importante vedere è come una persona che appare dal nulla, perché Will Smith in questo caso appare dal nulla, al buio, e molte volte il buio è rappresentativo anche di quello che le persone stanno vivendo. E lui uno che è immerso nel suo studio con tutte le sue scadenze, le sue cose, non riesce a tirare sulla testa dai documenti che ha sulla scrivania, e invece appare qualcosa o qualcuno che ti dice guarda che c'è un'altra possibilità, guarda che se tu continui a lavorare in questo modo la soluzione non la trovi. E spesso farsi dare una mano o semplicemente incontrare una persona che ha queste caratteristiche, questo io lo chiamo anche un potere, è un qualcosa di straordinario che ci appare, ci squarcia il cellulare quando è così nuovo. È partito da una situazione di profonda umiltà. Lui si è proposto come il caddy del giocatore decaduto, per cui non è andato a cercare uno dei due nominativi più importanti che avrebbe avuto sicuramente una paga garantita, è andato lì e ha detto guarda io vengo qua, non sono nessuno, ti propongo i miei servizi. Questo è quello che normalmente facciamo noi come coach, ma anche voi come consulenti. Il coach fa questo, non si pone mai al di sopra del proprio cliente, perché non è un consulente, non ne sa più del proprio cliente, è la persona che invece si mette al suo fianco, certe volte la accompagna, certe volte lo sfida, come è successo qui, quando gli ha detto, sì perché io non sono un caddy, ma lei è un giocatore. E lui ha detto, no, non gioco più. Come, non giochi più, però sei più che tu. E allora, questa tira e molla, questa sfida tra il cliente, le sue convinzioni e anche quello che lui dice a supporto delle sue convinzioni diventa la molla che fa evolvere, fa andare il cliente verso una condizione diversa da quella che effettivamente sta vivendo. Per cui, cosa fa fondamentalmente il coach? Il coach è capace di tirare fuori il potenziale del cliente, certe volte lo accompagna nell'espressione del suo massimo potenziale, altre volte invece lo aiuta addirittura a scoprirlo, questo potenziale di cui lui non è consapevole. Come fa a sapere il potenziale del cliente il coach? A questa domanda il coach non ha una risposta, così come non ha una risposta a tante altre domande, però parte da un presupposto, che il cliente ha le risposte a queste domande, per cui ha una fiducia illimitata e incondizionata nel proprio cliente, che lui sarà capace di trovare le sue risposte a tutte le sue domande ed è capace di esprimere il suo massimo potenziale quando questo lo riconoscerà. Per cui si pone in una condizione di profonda e incondizionata fiducia nei confronti del proprio cliente. Se non c'è questo rapporto di fiducia, non c'è il rapporto di coaching. Per cui il rapporto di coaching nasce nel momento in cui il coach è capace di creare questa relazione particolare tra lui e il proprio cliente. Dopodiché è il cliente che decide che cosa portare, su che cosa giocare, su che cosa lavorare durante il periodo di coaching. A questo punto, nella sessione di coaching, normalmente cosa succede? Il cliente decide di che cosa vuole parlare, che cosa vuole affrontare in quel tempo che dedicherà alla sua crescita. E allora il coach lo invita a definire un obiettivo che è di sessione. L'obiettivo, per essere considerato tale, deve avere certe caratteristiche che il coach sa e che devono essere però, la responsabilità del coach è fare in modo che questo obiettivo che lui, che il cliente porta in quel momento, venga effettivamente poi costruito con quelle caratteristiche specifiche che lo definiscono effettivamente un obiettivo, altrimenti è un'idea, è un'immagine, è un qualsiasi altra cosa che non può essere considerato tale.
Una volta che viene definito l'obiettivo, allora si può passare alla fase successiva. Nella fase successiva che cosa succede? Il coach accompagna il cliente a valutare quali sono le possibilità, a creare un atteggiamento estremamente creativo da parte del cliente, per cui questa attività di creazione in cui il coach accompagna il cliente è una fase in cui si valuta anche la congruità di quelli che sono di quello che è l'obiettivo rispetto ai valori e ai principi del cliente, che sono l'elemento base che poi determina situazioni come la motivazione di cui parlavamo prima. Se uno ha un obiettivo congruente con i propri valori e i propri principi, sicuramente è più motivato a raggiungerlo rispetto a un obiettivo non congruente. In questa prima fase poi si passa, questa che è la seconda fase, si passa poi ad analizzare quelle che sono le azioni che lo porteranno a realizzarlo. Come lui può effettivamente agire, che cosa effettivamente dipende da lui nel presente e nell'immediato futuro e che cosa può realmente fare per conseguire quel risultato. Questa è una fase molto importante perché molto spesso ci creiamo degli alibi e diciamo sì, io però questo risultato non lo posso ottenere per quel motivo che sta lontano 10 km da me. Allora tu puoi agire per quanto riguarda le tue possibilità e allora vieni invitato a stare attaccato a quelle tue reali possibilità per cercare di capire. Si fa un elenco di attività e di azioni che ti potrebbero consentire di conseguire quel risultato e alla fine si fanno delle scelte. È il cliente che guida questo processo, è lui che fa le scelte, non è il coach. Il coach ha la possibilità di fargli capire, o fargli analizzare, accompagnarlo nell'analisi dei pro e dei contro di ogni singola azione, di ogni beneficio o non beneficio che deriva da quella singola azione. Al termine di questa attività viene fatto un piano d'azione. Il piano d'azione è l'impegno del cliente ad agire per ottenere quel risultato. Quando al termine della sessione il coach chiede al cliente quello che ci eravamo prefissati quando ci siamo incontrati, nel momento in cui ci siamo stretti la mano oggi, 2 ore fa, sei soddisfatto? È quello che effettivamente ti aspettavi? E il cliente dice di sì, a quel punto si può considerare chiusa la sessione. Chiusa la sessione, il cliente va per la sua strada, sa che cosa può fare per ottenere il proprio risultato e ci si vede dopo un X tempo per capire col coach che cosa ha funzionato e cosa ha funzionato meno. Durante questo processo, durante la sessione, il coach che cosa fa? Il coach non fa altro che fare domande. Le stesse domande che avete visto nel film, che siano delle domande che hanno un effetto sulla persona, un effetto sul cliente. Quelle sono l'unico strumento vero di cui dispone il coach, oltre alla conoscenza del processo.